era simile, cioè questa è un'opportunità per farlo debuttare, cioè rompere il ghiaccio con la nazionale. Però forse si poteva pure Beh, pazientare. certo, noi dal nostro punto di vista chiaramente No, pensiamo perché al ripeto, bene della la Lazio, scorsa poi settimana ne avevamo parlato. chiaramente lo scotto delle nazionali lo pagano un po' tutti, no? Quindi Quello assolutamente sì. anche gli azzurri. E Sharawi ha giocato 10 Come minuti, la non si gestione di De parla. Vrij, che ce l'hanno tenuto a casa in modo ragionevole. Con tutto rispetto, però, Parolo e Immobile occupano un peso diverso in nazionale rispetto De a Rossi e Sharawi. Florenzi? No. Almeno per quello che sono stati gli ultimi anni, sì, perché hanno sempre giocato titolari. De Rossi pure ha sempre De giocato. Rossi, sì, anche se comunque la partita in Svezia comunque era andata un po' male, lui anche personalmente, a tutti alla fine. E quindi comunque poi è stato relegato in panchina a Milano. Però comunque Parolo Immobile hanno fatto parte di questo gruppo sempre Diciamolo da pure titolari. questo, eh. Noi Quindi siamo sì. usciti dal mondiale perché comunque tecnicamente è stato un autogol De Rossi. Un tempo Ci hanno tutti i record, penso. Questo è stato attribuito Quello, direttamente eh. l'autogol. Quando non si attribuiva l'autogol anche sulla deviazione, un tempo sì, È tecnicamente vero. era Poro stato fatto. c'era. Invece, per Primari, Andrea, i prossimi impegni saranno Fiorentina in casa, Sampdoria fuori casa, Torino, Atalanta fuori casa, poi Crotone in casa e Inter fuori. È qua che si decide un po' il campionato della Lazio. ma se si decide non lo so, però Fiorentina subito, la giusta prova, controprova per capire se è stato un incidente di percorso, per capire la condizione, per capire se psicologicamente questa è una squadra che reagisce. Non è una squadretta che si va a incontrare, è sempre una squadra che ha dato sempre filo da torcere, ben organizzata, un buon allenatore, a parte il pensiero di Marco. Però ecco, dovremmo avere delle risposte importanti. Sperando che si sblocca subito la partita, che non andiamo a fare, che non facciamo fatica a segnare, perché poi queste sono partite che rischi di arrivare a 0-0. Ma alle due Non so, sere. Luis Alberto, perché io ho notato Luis Alberto e poi non ho visto nessuno, a parte i giornali non l'ho letti, ma Luis Alberto mi sono accorto che si era mezzo stirato. E Sì, non so se hai sembrava durante notizie la di partita. questo. Sì, gli ultimi minuti pure a noi è sembrato. Invece non ha detto niente No, non ne hanno nessuno. parlato, ma io nemmeno di Radu. Hanno chiesto a Inzaghi di Radu, e poi Inzaghi ha detto: no, no, sta bene, che era uscito zoppicando, ma io nemmeno quello mi ero Lì accorto. c'eravamo arrivati pure per logica, perché cambia un difensore con difensore mentre stai a perdere. Abbiamo pensato tutti che Radu si fosse fatto male, anche vedendolo zoppicare. Ma Luis Alberto abbiamo visto in campo comunque che c'è stato un momento che No, no, trascinava Sabetto lo la penso un po' accorto io, su una chiusura scivolata, si è tirato su, si è toccato subito la coscia, si è accorto anche Federico a fianco a me, quindi pensavo era rimasto in campo perché ormai non c'erano più cambi, per cercare di No, fare non hanno l'ultimo detto sforzo nulla, del forse. pareggio. No, no, vabbè, va a essere un Meglio affaticamento, un così. indurimento. Quello di che parlavamo prima. E comunque giovedì mi aspetto, non l'ampio turnover, il totale turnover. Io aspetto tutto Bisogna. si porto che si possono giocare in Europa League. Certo, lo Sporting Lisbona gioca, il Benfica gioca, come no? Gli è consentito giocare alle squadre No, 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 alle ma pure squadre tu che ci portoghesi. caschi con tutte le scarpe, Andrea, guarda, veramente. Sì, Andrea, Se stanno in lista UEFA, non lo so. Pedro Nedo e Giordano dovrebbero aver avuto poi il transfer, quindi dovrebbero Uno dei due essere sicuro ce l'ha. Uno ce convocabili. l'ha, l'altro ce l'ha. Era Giordano. Poi col fatto che sono sotto Greco. quanti anni hanno? Greco però già c'era in lista. Cresco sì, può Sì, giocare. no, In lista UEFA c'è. sì, Sì. assolutamente. Sì. No, dico Greco. Non c'è Sì. Maurizio. No, 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 Maurizio no, perché Svezia ancora non sono no. nella lista del campionato. C'è avuto Allora. un'apparizione nella lista italiana, Maurizio, e poi è risparito un'altra Allora, guarda, stiamo Quindi cercando, no, no, vediamo. direi proprio cambiare veramente quattro, Però non Andrea, quattro, tutti. ne parlavamo prima, è difficile pure fare il turnover perché molte delle seconde linee sono infortunate, perché se pensi Felipe Anderson, Di Gennaro, Wallace, Caicedo, comunque sono quelli che giocano di meno, sono tutti e Allora, quattro infortunati. scusate, allora la lista vabbè, a della noi se Lazio. c'è dalla maglietta giochiamo, Ah beh, sì, chiaro. Ma secondo me basta che levi Immobile, Parolo, Luis Alberto e Leo. No, comunque Andrea, De Vrij. Dai. E Wallace? Sta ancora male, però. Sì. Chi? Wallace. Sì, no, assolutamente. Comunque dalla lista UEFA non ci sono No, né i portoghesi
No, né Giordao e né Neto, quindi non credo. Però, ricordavo, però bisogna ricordavo. Vedere se stanno nella lista UEFA B, che sono i giocatori under 20, una cosa del genere. Compriamo anche quella, Gianfranco. Che si possono inserire. Cioè, sì, tutto quello che c'è. Non vabbè, a vabbè, centrocampo comunque giocherà Murgia. Murgia sicuro. Sì. Palombi se sta bene. Murgia. Qualora se lo chi? Inseriti nella lista Palombi. B, i due ragazzi portoghesi, comunque sarebbe ottimo così pure per poterli finalmente testare, vedere dal vivo. Vabbè, diciamo che le fasce saranno Patrick e Lulic, forse giocherà pure Basta centrale per fargli riprendere ritmo partita. Ma infatti Basta giocherà, sì. Sì. Ma infatti io credo che no, Basta largo e Patrick centrale. Infatti credo che dall'appuntamento di giovedì, più che fare un ampio turnone, serve comunque per dare minutaggio nelle gambe di tanti giocatori, nel senso al di là di quelli che abbiamo visto meno, credo che conoscendo il mister darà spazio a chi ha bisogno di entrare prima in forma, più che non giocatori che non hanno la notizia ha segnato Caceres. Ah, però un'altra volta 3 a 3, quindi no. Non finisce mai sta partita? No, io ho fatto il 2-1. Ah, manco Sky c'ha io. Stanno 3-2 per il Bologna. No, comunque sembrerebbe di no, Gianfranco. Nemmeno nella lista UEFA B. Federico no. Pure gli ha segnato. Visto che l'hai citato, quindi Alberto, tu che stai seguendo il posticipo? Verona 2, Bologna 3. Bologna poi in 5 minuti ha segnato Donza e Economu. Ok. E vince 3-2 il Bologna. Quanto sì. Manca? Mancano 2 minuti. 2 minuti, è quasi finita. Mi piaceva il Verona. A posto. Mamma mia. Ma gli hai detto allora, no? No, un'altra cosa, è come hai nominato Patrick da Barcellona, si è sentita una risata, non so per quale motivo. Sì, no, intendeva il buon vecchio Max, che comunque è il nostro direttore, che è al di là dell'acquario e che comunque ci ha sempre parlato un gran bene di Patrick, da sempre, da quando è arrivato a Roma ci ha subito fatto capire quanto lo stimasse e quanto potesse. Beh, diciamo che non ha mai quasi tradito, però. Il primo anno è stato un po' beh no, diciamo che l'anno scorso ha giocato bene tutte le volte che è stato chiamato in causa. Poi c'è stato quell'episodio in cui c'è stato un misunderstanding, chiamiamolo così, con la società, e da quell'episodio con la società sembra un po' non dico proprio del tutto scomparso, però campo qua a Torino. Diciamo che è uno che serve molto nello spogliatoio. Sì, quello è un gesto tecnico, un errore che ci però può stare. Va bene. No, lì va solo che ringraziato, però. Nel senso pure sì, sì, è vero. Sì, sì, può darsi che sia frutto del periodo che sta vivendo, certo. Ma quando non entri in campo sereno, certo. Sì. Esatto. L'ha detto la stampa della squadra, il primo che scrive su Twitter, su Facebook. Sì, sì, infatti si nota pure sta cosa, che manda pure meno foto rispetto a prima. Sì, si vede che sta passando, evidentemente, ora noi non lo sappiamo. Sappiamo, però non un periodo magari brillantissimo. La salutate del Barcellona, forse. Ci mandiamo indietro? Dice sta in garanzia, Bene, ragazzi, sono le 22:40. Andiamo un attimo in pausa, Marco, così prepariamo il collegamento telefonico per avere informazioni. Io vi devo magari salutare. Sì, Andrea, grazie per essere stato con noi. Grazie della tua presenza. Grazie a voi. Non abusate troppo delle mie potenzialità per le disagezze. Ok. Ok, ci ritroviamo lunedì prossimo. Ci sentiamo lunedì prossimo, Andrea. Un abbraccio. Un abbraccio, ciao. Ciao.
appuntamento di quest'anno era di comunque. Ed eccoci bentornati al Nido delle Aquile. Affrontare l'impegno della, il prossimo impegno della Lazio in maniera più approfondita. Quindi il prossimo match, a parte quello di giovedì in Europa League contro il Vitesse, sarà quello di domenica contro, contro la Fiorentina. E da quest'anno abbiamo intrapreso come nuova rubrica quello di affacciarci nel mondo dell'avversaria prossima alla Lazio, e quindi abbiamo in collegamento telefonico il direttore di Fiorentina News, con Stefano Del Corona. Buonasera. Buonasera, saluto a tutti. Buonasera. Bene, quindi cerchiamo di capire meglio l'avversario che affronterà la Lazio domenica sera. E la prima domanda che vado a chiedere al nostro ospite, chiaramente: che Fiorentina andremo a trovare all'Olimpico domenica? La Fiorentina che ha delle difficoltà evidenti a fare gioco, a creare occasioni da gol e arrivare alla conclusione. Questa è quella che abbiamo visto giusto ieri contro la SPAL, una formazione, quella viola, che nonostante sia stata imbottita da parte di violi di trequartisti, attaccanti esterni, centrali, ha fatto molta fatica a trovare spazi nella difesa avversaria, ha fatto molta fatica a rendersi pericolosa. E l'1-1, il risultato finale, direi che rispecchia chiaramente quello che abbiamo visto in campo, con un primo tempo di leggera marca spallina, una ripresa in cui la Fiorentina ha fatto qualcosa di più, giusto il minimo indispensabile, e ha trovato il gol con Federico Chiesa. Insomma, la Fiorentina che non sta vivendo un grandissimo momento di forma, perché viene da due sconfitte ed un pareggio risicato contro la SPAL. Troverete davanti un avversario che ha dei problemi e che si riporta dietro all'inizio della stagione.